Come e quanto è cambiata la mia vita dopo oltre 100 ore su Helldivers 2? Ma a parte gli scherzi, parliamo un pochino di quella che è l'esperienza di Helldivers 2 e come ci si sente dopo almeno 100 ore di gioco. So ovviamente che ci sono già molti di voi che ne hanno molte di più, per carità, però vi parlo da persona ovviamente impegnata, che lavora, che può dedicare, diciamo, del tempo al gioco o in live o comunque quando mi ricavo del tempo libero dopo cena. Quindi com'è l'esperienza di gioco, perché si parla ancora di Helldivers 2? Inizierei questo video proprio con il raccontarvi a che punto sono e quali sono le mie aspettative del gioco dal lancio a quello che poi verrà. Helldivers 2 è un titolo che ha messo praticamente d'accordo tutti. Per la prima volta vediamo addirittura una sorta di coesione da parte di coloro che combattono di norma per le console in queste stupide e futili guerre tra chi ha la meglio, chi ha addirittura l'esclusiva migliore tra Xbox, PlayStation e PC. Mentre invece vediamo qui addirittura un'alleanza, una richiesta d'aiuto di portare il gioco sulla console, quindi sull'Xbox, per avere più persone con cui combattere e difendere i pianeti. Un gioco che, oltre ogni aspettativa, essendo già il seguito di un titolo che, sì, è piaciuto a un po' di persone, ma non è mai stato così mainstream, tale Helldivers 1, forse per la tipologia di gioco in sé, beh, questa volta Helldivers 2 è riuscito laddove tantissimi altri giochi hanno fallito. Sarà che anche come cassa di risonanza abbiamo avuto il lancio del, diciamo, egocentrico Skull and Bones, dichiarato titolo quadrupla A, che invece di quadrupla A non ha avuto granché. Quindi Helldivers 2 si configura come un titolo dall'amore indipendente, ma supportato da una grande casa di distribuzione come appunto Sony, PlayStation in generale, essendo appunto addirittura su YouTube lo trovate come Sony's Helldivers 2 il gioco. Oggi ci troviamo un po' a quasi due mesi, se non due mesi dal lancio, e devo dire che tirando le somme del titolo non mi sono stancato nemmeno per un attimo di giocare a un gioco di questo tipo, e sono una persona che ultimamente si stanca in modo anche abbastanza facile dei videogiochi, anche se gli sono piaciuti tanto. Ad esempio, io ho finito Dragon's Dogma 2, ho ricominciato la campagna perché mi è piaciuto davvero tanto, però ho sentito un po' l'affaticamento, no, del gioco, e quindi adesso lo gioco di meno rispetto a quante ore cercavo di dedicargli nei giorni precedenti, al punto che ho messo in pausa tutti gli altri giochi. Avevo Once Human, avevo Manor Lords, cioè appunto lo stesso Helldivers 2 è stato messo in pausa, parecchia roba, perché Dragon's Dogma mi ha preso bene. Ma il fascino che mi sta portando è che c'è questa formula particolare che Helldivers 2 è capace di darmi, è rara, è una cosa che non vedevo da tempo. Ma per scoprire anche il motivo per cui Helldivers 2 sta piacendo a tante persone, dobbiamo cercare un pochino anche in quella che secondo me è la dinamica alla base del gioco, cioè la semplicità con cui il gioco si propone agli utenti, e cioè il fatto che non ci sono pretese, il titolo è immediato e riesce letteralmente a toccare quelle che sono, secondo me, le corde giuste per una persona nel momento in cui entra all'interno della scena di combattimento. Perché? Perché il gioco ti regala le emozioni come se fossi il protagonista di un film, insieme ai tuoi amici, tante esplosioni, molto eroismo, e si torna a casa con anche ricordi divertenti, soprattutto per le cose che accadono all'interno del gioco. Il gioco non punisce il videogiocatore per delle scelte, ma le tramuta quasi sempre in momenti deliranti, in momenti anche divertenti. Quindi diciamo che il comparto ludico, anche con questa sorta di, diciamo, furto dell'identità di Metal Gear Solid 5 nei movimenti del personaggio, regala quella che è la formula perfetta per dare una sorta di spettro di emozioni dal momento in cui droppi, quindi arrivi sul pianeta, al momento in cui vai via, capace di dare quella spinta al giocatore di tornare nuovamente in gioco. Perché? Perché ci possiamo divertire come la situazione di prima, perché possiamo proseguire nella liberazione dei pianeti, perché ci si sente parte di una comunità che sta lavorando in coesione per, diciamo, sconfiggere il Game Master, quindi andare contro, riuscire a dimostrare il proprio valore all'interno delle partite, e perché alla fine qualsiasi cosa tu vada a fare all'interno del gioco, in qualche modo ti regalerà sempre uno scenario di divertimento assicurato. Helldivers 2 riesce in vari punti, che sono quelli della musica, quelli della coesione tra giocatori, della cosiddetta banter, no? Cioè il cazzeggiare durante la partita, quello del fatto che ti dia soddisfazione il fatto di riuscire a combattere e sconfiggere determinati nemici, che siano essi automaton o terminidi, e comunque anche quella sensazione di mistero del che cosa avverrà dopo, cosa succederà quando noi riusciremo a vincere un ordine globale oppure addirittura a perderlo, quindi come si evolverà il campo di battaglia, e poi anche il fatto che non ci siano pratiche predatorie, insomma, verso i videogiocatori, ma anzi addirittura un gioco che viene incontro ai giocatori in un'epoca così gridi, così avida, no? Così
diciamo che chiede tanto al giocatore, che invece un gioco come il Divers 2 ti mette il titolo in vendita a un prezzo accessibilissimo, non ti mette la FOMO addosso e ti dà la possibilità di acquisire comunque tutto ciò che il gioco propone anche a pagamento in maniera pressoché gratuita, collezionando quindi i crediti all'interno delle mappe e dando la possibilità al giocatore quindi di godere, così come un giocatore che invece decide di spendere. Viviamo un'epoca anche abbastanza oscura da questo punto di vista, basti vedere il nuovo lancio dei crediti mitici, no, di Overwatch 2, che grazie ai crediti mitici, che sono circa 80 euro, puoi sbloccare le skin leggendarie, quelle mitiche che ti sei perso durante gli scorsi Battle Pass, che è più una punizione che è praticamente un'opportunità. Però ecco, abbiamo, come dicevo prima, un'epoca in cui Skull and Bones ti chiede un sacco di soldi, Star Wars Outlaws nasconde le missioni dietro un pagamento abbastanza esoso del lancio del gioco, circa 110 euro, e qui abbiamo invece il Divers 2 che al costo di 40 euro ti regala troppe cose, forse non so, eccessive, insomma, che è una buona cosa, soprattutto è una bella situazione da un punto di vista, diciamo, di fiducia del giocatore verso la casa di sviluppo. E attenzione, la casa di sviluppo sta venendo premiata per queste cose qui, a parte qualche scaramuccia con la community relativa alla transmogrification, come diavolo si chiama, delle armature, alcune scelte che diciamo non coincidono esattamente con la volontà della community, il resto comunque porta Helldivers 2 in una posizione intanto di sopravvivenza nel lungo termine del videogioco stesso, veramente oltre, fuori misura, oltre ogni aspettativa, ma soprattutto in quella che è la speranza in futuro che questi setti degli standard per dei nuovi giochi a venire. Ora, Helldivers 2 ha dalla sua una cosa che secondo me è una formula incredibile, una formula che probabilmente farà invidia a chiunque, quasi allo stesso livello che Blizzard invidiò quando qualche matto decise di creare Dota, ok? Perché Helldivers 2, se voi togliete gli Helldivers dall'equazione, i Terminidi e gli Automaton, e li scambiate, attenzione, con qualsiasi altra cosa, funzionerà sempre. Ora, immaginate, voi togliete gli Helldiver, togliete i Terminidi e togliete gli Automaton, e al posto di loro mettete, non lo so, i ribelli di Star Wars o le guardie imperiali di Star Wars, e mettete la fazione opposta, mettete dei droidi, mettete, non lo so, qualsiasi cosa vi pare in mente, vi viene in mente di poter combattere, mettete come nemici i mandaloriani, ok, ora giocate al gioco e avete un gioco fottutamente divertente su Star Wars. Togliamo Star Wars, mettiamo Halo, mettiamo Master Chief è contro i vari Flood o appunto i Covenant al posto dei Terminidi o degli Automaton, funziona anch'esso, potete mettere qualsiasi cosa e il gioco funzionerà, perché è la formula a funzionare, non è che c'è qualche grande mistero, non è che noi stiamo sostituendo, che so, Chris Redfield in Resident Evil con, non lo so, un soldato dell'impero di Star Wars, o mettiamo John Connor di Terminator, no, qua abbiamo letteralmente una formula che è la base, che è vincente, e questa cosa qui è qualcosa a cui probabilmente le case di sviluppo guarderanno con attenzione, perché sanno benissimo che sono soldi facili, sanno benissimo che è una formula che le persone adesso desiderano e stanno consumando, allo stesso modo di cui appunto le persone hanno fatto, diciamo, cibarie nel 2016 con il lancio dei Battle Royale in generale, perché la formula del Battle Royale era semplice, non dico quanto il calcio, però era un concetto abbastanza semplice, prendere King of the Hill ed evolverlo in un concetto in cui l'ultimo che sopravvive resta, ed è Survival of the Fittest, no? Ed è un concetto che tu puoi spostare in qualsiasi gioco, più o meno funziona, l'hanno spostato appunto in Call of Duty, l'hanno spostato in Fortnite, che doveva essere Fortnite Save the World, l'hanno spostato ovunque, quindi c'è dappertutto il concetto del Battle Royale, per questo funziona, perché lo puoi applicare a delle IP esistenti, e il Divers 2 è la stessa cosa, perché possiamo giovare della stessa formula, dello stesso divertimento, inserendolo in altri contesti. Ecco, quindi per me, quale sarebbe il futuro di Helldivers 2? I rampini. Mettete dei rampini, voglio arrampicarmi sugli AT-AT. Fatelo, vi prego. A parte questo, dico che in generale il futuro di Helldivers 2 lo vedo roseo. Sicuramente i problemi base che devono essere sistemati per far sì che la community sia ancora più in armonia sono relativi intanto ai crash, e quindi anche alla mala gestione delle amicizie tra PlayStation e PC, quindi appunto la possibilità di utilizzare i giocatori, sicuramente un maggiore controllo su quello che sono le esperienze di gioco, quindi avere più controlli se vieni bannato, se vieni bannato ingiustamente, se hai da reportare un giocatore, o addirittura se tu vuoi continuare a giocare con qualcuno che hai incontrato nelle partite precedenti. A volte può capitare di incontrare dei random con cui ti sei trovato da paura, e avere la possibilità di mettere join squad, oppure prova a unirti in modo tale da ritrovare quelle persone con cui magari hai avuto una bellissima partita
partita che altrimenti sarebbero andate perse per sempre, perché spesso e volentieri quando richiedi l'amicizia, l'amicizia non compare nelle schermate altrui, quindi non sapranno mai che hanno avuto a che fare con te. Quindi ecco, questi sono gli errori di base. Le altre cose da sistemare sicuramente sono i bilanciamenti delle armi, una varietà di missioni, ecco, quelle cose che possono garantire una sorta di ricerca e continuità all'interno della vita, proprio del gioco, nel momento in cui l'avvii fino al momento in cui lo spegni. Dai leak abbiamo delle cose interessanti, ma come ha detto lo stesso uno sviluppatore, non innamoratevi dei leak, perché molte cose sono residui di cose che non vedranno mai la luce, ok? Quindi, anche se l'altro giorno abbiamo visto ad esempio gli attachment delle armi, che potrebbe essere una figata per gli amanti di Call of Duty e Tarkov, dove possiamo modificare delle armi per portarle in gioco e wow, ho la mia arma con la mia ottica e la mia configurazione, magari non arriveranno mai, quindi non fateci affidamento. Tuttavia mi sento di promuovere a pieni voti Helldivers 2 ancora oggi a 2 mesi dal lancio, perché ritengo che questo gioco è forse una delle migliori cose che potevano capitare ai videogiocatori all'inizio di quest'anno, dopo un 2023 fenomenale, ok? Fatemi sapere qual è la vostra esperienza attualmente con Helldivers 2, quante ore avete in gioco e cosa vi aspettate nei prossimi periodi. Grazie ancora del vostro tempo, signore e signori, e noi ci vediamo sul campo.